Esatto, buongiorno, buongiorno a tutti. Potrebbe esserci davvero questa notizia, purtroppo non abbiamo conferme. Lo stesso avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Piera Maggio, non conferma, ma non è da escludere. Forse questa persona si è fatta davvero avanti, si è presentata, perché stando a questa indiscrezione si sarebbe presentata nello studio di Giacomo Frazzitta. Ciò significa che potrebbe aver raccontato tutto. L'invito sarebbe stato quello di fare e di andare ad una step successiva, cioè quello di presentarsi in procura. Ricordiamo che questa testimonianza potrebbe essere davvero importante, potrebbe dare quella svolta che tutti attendono da 17 anni. Vorrei ricordare brevemente che cosa ha scritto quest'uomo nella lettera. Ha scritto di aver visto il 1 settembre del 2004, proprio in questo incrocio dove ci troviamo noi, via Salemi, via della Pace, e siamo a poche centinaia di metri dall'abitazione di Piera Maggio. Ebbene, l'uomo dice di aver visto una macchina sfrecciare a gran velocità da questo senso di marcia e andare non sappiamo dove, se verso l'autostrada o verso il centro abitato di Mazara. A bordo, dice ancora l'uomo in questa lettera, c'erano tre persone che sarebbero state riconosciute, quindi in grado di dire e di fare i nomi di questi tre individui, uomini, donne, non sappiamo. Cosa ancora più importante, lui dice: su quella macchina c'era una bambina che gridava e che chiedeva aiuto, e per lui questa bambina era proprio Denise. Dunque, se quest'uomo si è presentato davvero, l'avvocato Giacomo Frazzitta, potremmo essere di fronte a quella novità tanto attesa, e soprattutto ha raccolto e accolto quell'appello lanciato non solo dall'avvocato, e lo abbiamo sentito in quella dichiarazione che ci ha rilasciato alcuni giorni fa, ma dalla stessa Piera Maggio, da questa donna che grida a gran voce da oltre 17 anni di avere notizie sulla sua bambina. Ha chiesto che tutti si facciano avanti, tutto coloro i quali hanno notato, abbiano visto qualcosa nel corso di questo lungo periodo. Dunque, potremmo essere ad una svolta per quanto riguarda quella famosa lettera anonima che è arrivata un paio di settimane fa nello studio di Giacomo Frazzitta, l'avvocato di Piera Maggio. Proprio l'avvocato dal suo studio parla di questa lettera anonima, del contenuto di questa lettera anonima, ma soprattutto dice: questo è il racconto di una persona che sa, che conosce la verità, una verità che non ha mai raccontato in tutti questi anni, e una verità che avrebbe a che fare con il luogo dove si trova ora Maria Grazia San Rocco, cioè potrebbe essere veramente il racconto che può far arrivare ad una svolta in queste nuove indagini che ci sono su un caso che ha 17 anni e che riguarda la scomparsa di una bambina, Denise Pipitone. Sentiamo che cosa dichiara in merito Giacomo Frazzitta dal suo studio. Ascoltate. La lettera anonima vale zero. Quello che noi stiamo chiedendo a quest'uomo è di farsi sentire, cioè, perché non è possibile. Certo, è qualcuno che è sicurissimo al 100%, questa sicurezza la riteniamo anche noi notevole, perché lui evidentemente ci fornisce dei dati interessanti che abbiamo riscontrato e che manteniamo nel massimo riservo. Se questo signore vuol farsi sentire dopo 17 anni e vuole aiutarci, che dobbiamo fare? Mi sembra veramente di dover elemosinare dei diritti, perché quest'uomo, perché possiamo dire che è un uomo, è chiaro che ha paura, ci dice pure il motivo della sua paura, che logicamente non riveliamo, però questo è una sconfitta dello Stato. Ma avvocato, questa persona avrebbe visto in volto le persone che erano alla guida? Questa persona ha visto in volto, sì. Questa persona è un testimone oculare, sì. Quindi è in grado e sarebbe in grado di riconoscere? Assolutamente sì. La stessa Piera Maggio parla di quest'uomo. Loro hanno letto attentamente quella lettera, sanno esattamente che cosa c'è scritto, il contenuto era stato preannunciato sempre da un sito internet, Live Sicilia, all'inizio
se ne parlava, ma sapete che a volte le notizie su internet corrono veloci, ci sono tanti fake, ma se ne sta parlando da 2 settimane di quel contenuto. 3 uomini sarebbero stati all'interno di un'automobile, proprio lì dove si trova Maria Grazia, e ci sarebbe stata una bambina all'interno di quella macchina, che potrebbe essere stata Denise. Anzi, quest'uomo dice era Denise, l'ho riconosciuta e gridava aiuto. Mamma. Maria Grazia. Sì, ecco, come dicevi, davvero un super testimone, come diceva lo stesso Giacomo Frazzitta, lo stesso avvocato. Quest'uomo è in grado di riconoscere le persone che si trovavano a bordo dell'autovettura. Erano uomini, donne. Noi non sappiamo e sicuramente non possiamo rivelare fatti così importanti, perché insomma siamo tenuti anche noi al segreto professionale, ma di certo ci sono i nomi di queste 3 persone, e queste 3 persone con le quali c'era la piccola Denisa, a dire appunto di quest'uomo che vivrebbe in uno dei paesini limitrofi, in una zona del Trapanese, quest'uomo che ha taciuto, ricordiamolo, per ben 17 anni e che soltanto 2 settimane fa ha deciso di rompere il silenzio scrivendo quella lettera all'avvocato Giacomo Frazzitta. 3 pagine, si parlano di 3 pagine scritte a mano, dove racconta non solo quei momenti, ma racconta proprio quello che lui ha vissuto, cioè non ha parlato per paura. Il timore di cosa? Il timore di essere aggredito, il timore di essere minacciato. Insomma, probabilmente sono questi i motivi che hanno fatto desistere l'uomo dal presentarsi non solo all'avvocato Frazzitta, ma anche alle forze dell'ordine, e raccontare quel fatto così importante. Ricordiamo che di lettere anonime ne sono arrivate tantissime nel corso di questi anni. Lo stesso procuratore capo della Repubblica di Marsala, il dottor Di Pisa, così la dottoressa Angioni, hanno parlato di queste lettere anonime. Ma questa uomo. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Esatto. Esattamente. Potrebbe... Allora io mi chiedo, lo chiedo a tutti cosa. I nostri ospiti, i nostri amici che ci stanno scrivendo, siete in tantissimi sui social, se quest'uomo veramente si fosse presentato anche in forma anonima, tutelato, come chiedeva Frazzitta, dentro lo studio, per raccontare i contenuti di questa lettera, attenzione, perché secondo quella testimonianza, secondo quello che lui ha visto, dove avrebbe fatto nomi e cognomi, potrebbero addirittura partire anche degli arresti. Attenzione, sempre se esatto. È vera questa notizia, guardatela, Live Sicilia, ho visto io Denise Pipitone, il testimone esce allo scoperto, notizia che non è stata confermata da Frazzitta, ma non è stata nemmeno... Si sta squarciando il velo? Attenzione che veramente si capisce questo... anche perché l'avvocato Frazzitta ancora non lo confermi, perché vuole proteggere questa persona che ha tanto esitato, aveva paura, sì. Allora, e adesso la sua vediamo coscienza quello ha parlato che ha dichiarato Frazzitta proprio su questo, ascoltate. Si sta squarciando il velo, dai. Lei parla di cose poco chiare che vengono sì, riferite soprattutto sì. In questi giorni. A cosa sì, si riferisce? Ma mi riferisco al fatto che la richiesta di rinvio a giudizio, quindi tutta l'indagine e la richiesta di rinvio a giudizio è firmata dal procuratore della Repubblica, dottor Antonino Silvio Sciuto, il sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Angela Avila, e il sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Laura Cerroni. Io qui non vedo nessuna firma del dottor Di Pisa. Le indagini non le ha svolte il dottor Di Pisa. Questi 3 sono i soggetti che hanno fatto le indagini e hanno chiuso le indagini, hanno fatto avviso conclusione delle indagini. La richiesta di archiviazione per la signora Anna Corona e altri 6 e l'esercizio dell'azione penale per Jessica Pulizzi. A quel punto parte un'altra squadra in dibattimento, che è la squadra governata dal dottor Di Pisa. È chiaro che è una squadra che ha dovuto ereditare sostanzialmente un lavoro che è stato svolto, l'unica attività di indagine che è stata svolta dal dottor Di Pisa e dai suoi sostituti è quella relativa al sordo.